E benvenuti al Liceo Galileo Ferraris di Torino. Quest'oggi abbiamo assistito alla lezione di Walter City. La poesia come luogo di espressione delle emozioni. Nella storia molto spesso veniva usata per dare voce a quelle voci che magari sentiamo nella nostra testa. Infatti in questa antologia che hanno letto i ragazzi col commento di Walter City, diceva l'autore, 6 di loro su 52 sono usciti pazzi, un'altra mezza dozzina si sono suicidati. Pare essere piuttosto pericoloso come lavoro quello del poeta. La poesia poi funziona molto per suggestioni, no? Tu puoi suggerire delle cose senza manco scriverle, e ci ricorda City un importante stornello napoletano che dice: ho comprato un vaso di Murano, che strano, che strano. Ho comprato un vaso di bronzo, che strano, che strano. Dice davvero così o non l'ha detto per non? Dice davvero così. E lì è chiaro il potere di suggestione della poesia, no? Allora, naturalmente vuol dire 3 o 4 cose diverse la parola visione. La prima che mi viene in mente erano le vere e proprie visioni dei mistici, no? Quindi visioni che avevano a che fare con l'altro mondo, con la spiritualità, eccetera. Con la modernità questo tipo di visioni diventano quasi per definizione invece segno di malattia. Cioè la gente che ha le visioni è pronta per il manicomio. Ma oggi invece parlano molto di visione all'americana, cioè appunto la vision, cioè un futuro utopico, la capacità di staccarsi dai parametri usuali e di immaginare qualche cosa che non esiste ancora. Quindi ho come l'impressione che abbia preso il posto di una parola che è diventata indicibile, che è la parola rivoluzione. No, visione uguale, ognuno può avere la sua visione in quanto ognuno è fatto a modo suo, e per alcuni la visione può essere vedere un santo, per un altro vedere Maradona. In genere sono fonti di ispirazione. Se una persona ha una visione perché quella persona desidera un qualcosa e la sua mente in qualche modo cerca di fargliela vedere come qualcosa che esiste realmente, anche se in realtà non è detto che esiste realmente. Una visione può essere vera come inventata, come una cosa che la tua mente cerca di persuaderti ad accettare. Per alcuni, soprattutto qui, magari la visione è la sufficienza di latino piuttosto che di matematica o di qualsiasi altra materia, perché magari più in generale potrebbe essere un qualcosa che desideri e che non sai come prendere. Cioè, nonostante tu ci provi, non sai bene come arrivare a una cosa che proprio vuoi.